di composte, unificate e portate insieme con un'unica voce. Grazie. Rappresentanti OSS della graduatoria Cardarelli, vogliamo portare a conoscenza che da 30 anni che non si faceva un concorso qui a Napoli. Oggi questo concorso ha prodotto delle graduatorie, la nostra è di 1795 persone che oggi affrontano il mondo del lavoro, però in un motivo molto molto ambiguo. Ci hanno tenuto tanto per fare questo concorso e per sviluppare delle graduatorie, però ad oggi queste graduatorie scorrono al rilento. Negli ospedali servono operatori sociosanitari, la nostra figura è molto presente, anzi è attiva e presente vicino agli ammalati. Siamo proprio noi che svolgiamo attività di generali, di pulizia, riparimento letti, cura dell'ammalato. Una figura importantissima per quanto ci riguarda, indispensabile per gli ospedali. Ad oggi questa graduatoria scorre molto lentamente, hanno preso all'incirca 1060 persone. Il fabbisogno è ben altro, si parlava di 4-5.000 OSS nelle strutture pubbliche. Allora, buongiorno a tutte e tutti, alzo un po' la voce così spero che mi si senta più o meno in tutta la piazza. E stamattina siamo qui riuniti sia come reti sociali napoletane insieme alla consulta per la salute pubblica, perché crediamo che anche in questa situazione, forse soprattutto in questa situazione in campagna, perché oggi noi abbiamo bisogno non del contro, ne abbiamo bisogno del per, di unirci su obiettivi specifici, costruire insieme un fronte che abbiamo istituito popolare, voi chiamatelo come volete. Alla medicina territoriale, creando dei direttori generali monarchi e dediti esclusivamente al pareggio di bilancio, con un'estensione della privatizzazione che ha terminato in esclusione nei tempi di attesa e, in ultima analisi, una salute di classe: chi ha i soldi riesce a curarsi e chi non ce li ha maggior sofferenza e muore prima. Grazie Marco Caldiroli di Medicina Democratica, per il momento qui dalla Regione Lombardia è tutto, a voi.